mi piace Senti, buttare su carta. a me dal dolce mi piace passare al macabro, è lui di Satana qualcosa, ecco. Mi dovrà pur dire, mi dovrà pur dire, perché uno scrittore prettamente pugliese, poi c'ha una faccia simpatica, quindi secondo me lui ci gioca con Satana. Allora, il microfono è lì, raccontaci di questo libro che hai in mano. La moneta di Satana, cominciamo col primo. Sì. Diciamo che oggi la moneta ha un risvolto satanico, perché dall'essere un mezzo al servizio dell'uomo è diventato un mezzo per dominare l'uomo. Tant'è vero che oggi questa moneta non è più nostra. Però se devo parlare di moneta devo far vedere una banconota, giustamente. Vieni avanti, perché dove devo vengo, spostare dove? Un po' più avanti qua, perché vengo qui, va passa bene. Qui, passa qui, passa qui, guardando la telecamera e non avrà problemi. Quindi cominciamo da questa, no? E facciamo, e io ora ribaltiamo la situazione e ti dico, che cosa vedi? Che mi segni dai 20 euro, mi fa da comodo in questo momento, vabbè, scherzo. Cosa vedi? 20 euro. 20. E io faccio, questa è carta. Pensavo che facevi sparire, no? Non esiste più copertura in oro dietro questa carta. Dal 1971 sono decaduti gli accordi di Bretton Woods, quindi è solo carta. Bene, ma questa carta chi la stampa? Una banca centrale europea, che non è del popolo europeo, è una cosa differente. Socia della banca centrale europea sono le varie banche nazionali. Quindi signoraggio o Satana? Aspetta, ora ci arriviamo, Tant'è vero, un limite, però tant'è vero che, voglio dire, su questa banconota oggi troviamo BCE nelle varie lingue e poi troviamo un copyright a fianco. Hanno dovuto tutelare la copia di questa banconota per evitare che noi la copiassimo in cantina come faceva Totò con, Quindi un copyright che è una scrittura privata. Io sul mio libro ho il copyright sulla... Sul libro, perché il mio editore è stato gentile con me e eventualmente dovesse uscire un film dal mio romanzo, i diritti me li ha lasciati tutti a me. Quindi immaginate com'è privata questa moneta. Della 20 euro che le facciamo? Vabbè, questa la mettiamo da parte. Ora, che cosa accade? Io poi racconto della scuola monetaria del professor Giacinto Auriti, no? Tra il primo in Italia a denunciare questo già nel 93 per istigazione a suicidio, truffa, falso in bilancio, Ciampi e Fazza all'epoca. Certo. Che cosa accade? Se noi comprendiamo la sua scuola in una frase semplicissima, lui dice: se noi mettiamo un governatore e una banca centrale a stampare moneta su un'isola deserta, il valore non nasce, perché manca la collettività che l'accetta. Quindi se il valore alla moneta glielo diamo noi, perché le banche ce la prestano? Credo che la domanda dovrebbe essere spontanea. Perché la passi al governo che questi giorni con i soldi stanno facendo? In effetti dovremmo capire perché questa moneta emessa a debito ha indebitato tutti gli stati del mondo. Cioè non è che siamo indebitati solo noi. Gli Stati Uniti d'America, che è la più grossa economia del pianeta, si è autoindebitato praticamente. Noi c'ha di pari passo il più grosso debito pubblico del mondo. Oggi dobbiamo comprendere che abbiamo un debito pubblico di più di 2.000 miliardi noi. Oggi un bambino appena nasce ha 33.000 euro di debito sulle spalle appena nasce. Non so se è diritto alla vita o schiavitù certa. Questa storia è molto lunga, arriva addirittura dal 1694, dalla nascita della Banca d'Inghilterra, però io vi cito una frase di un famoso banchiere del 1700, un Rothschild, che disse: permettetemi di emettere moneta e me ne fischio di chi ne fa le leggi. Cosa significa questo? Che il potere di emettere moneta ha il potere di comprare i sindacati, di comprare la politica, di comprare un po' forse la democrazia. Quindi io dubiterei di questa democrazia. Il governo dell'Argentese, questo vuol dire? No, vabbè, oggi non io mi voglio raccontare a questo. Però dobbiamo... No, però io allora facciamo una cosa, posso prendere una, non so se si può vedere da un tablet. Che ti serve? Un tablet. O se la possiamo mandare poi in regia. Sì, questa. Seguitelo per favore, non ci perdiamo. Allora, non so se si riesce a vedere questa. Vediamo. Con la. Si riesce a inquadrare? Sì. Comunque 500, la vedi? 500. Beh. Sapete cos'è questa? Ve la ricordate? Adesso andiamo sul tablet. Vai sul tablet. Ecco qua il cameraman, la cameraman che sta... Ecco, perfetto. Perfetto, adesso la vedo a me un po' sfocata. Va bene, ve lo dico io. La 500. Allora, qui non siamo dei marziani che siamo usciti sulla Terra e stiamo dicendo delle... Bagianate. Notate qua sotto, questa è stampata dai governi Moro, questa è degli anni 70, poi c'era l'altra degli anni 60. I governi Moro finanziarono tutta la spesa pubblica. Notate che qua sopra c'è scritto Repubblica Italiana, sotto c'è scritto biglietto di Stato a corso legale. Questo. Che la legge finisce
microfono ce l'hai? Date il microfono a Demedio. Sì, sì, ma questa non è una falsificata, scusi. Ce l'ha. Sulle vecchie banconote sì, sì. Portava la dicitura, sì, la legge punisce falsificatori questa... e chi spende. Ora le spiego, questa qua era stata. Chi distrugge. Ora le spiego una cosa, questa allora, qui era. Scusami, ti voglio dare questa spiegazione tecnica. Chi distruggeva una banconota era perseguibile con una denuncia penale. Perché se te lo diceva tranquillo. Sì, sì, ma stiamo parlando di. È la proprietà dello Stato. Stiamo parlando di altre cose, stiamo parlando. Allora, penso, qui stiamo parlando di questa banconota. Stiamo parlando di questa banconota, a differenza della 10.000 lire che c'era scritto Banca d'Italia, era stampata direttamente dal Tesoro a costo nullo. Nel senso, giusto il costo tipografico. Quindi aspetta, ora entriamo in merito. Ora entriamo in merito al signoraggio. Cos'è il signoraggio? Il guadagno che si crea attraverso l'emissione monetaria. E sarebbe il differenziale che passa tra il costo di produzione di una moneta e il suo valore nominale. Quindi immaginate una banconota da 500 euro, il suo costo di produzione quant'è? Pochi centesimi. Tutto il resto è guadagno. Mi passate il microfono a Giudetti nel frattempo. Che oggi questa banconota è stampata da delle banche private. Sì. Non so che... Dobbiamo andare in pubblicità. Dimmi. Aspetta. Sì. Solo se mi guad... Siamo rientrati, canale 212, TBM, Sky, 5212, poi streaming, Facebook, in tanti ti stanno vedendo. Torniamo al discorso sul signoraggio e su quello che ci stavi dicendo. Vabbè, stavo dicendo cos'è il signoraggio e la differenza che passa tra il costo di produzione di una moneta e il suo valore nominale. L'origine del termine deriva dal Medioevo, quando se qualcuno trovava una pipita d'oro, per farsi coniare la moneta andava dal signore. Quindi per diritto di signoria il signore si tratteneva parte di oro, quindi era un agio per il signore, invertiamo la parola, signoraggio, quindi il guadagno che proprio avviene attraverso l'emissione monetaria. Oggi questa emissione monetaria non ce l'abbiamo più noi in qualità di Stato, ma bensì l'abbiamo ceduta a delle banche private. Ecco perché dovremmo necessariamente riappropriarci della sovranità monetaria. L'articolo questo un... è il tuo messaggio, riappropriarci della sovranità monetaria. L'articolo 1... Ci dobbiamo rivolgere? Qua dobbiamo ai nostri politici, perché non è che qui andiamo contro il discorso europeo perché sono un anti-europeista, no, ma se le regole del gioco rimangono queste, per noi non ci sarà nulla da fare, perché i diktat che arrivano dall'agenda, cioè dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Banca Centrale Europea, da tutte, mettiamoci pure la Merkel, non ci daranno spazio e ci stanno ammazzando tutti. Sì, quindi per questo voglio dire. Allora dobbiamo ritornare necessariamente a questa benedetta sovranità. Ricordo che l'articolo 1 della Costituzione dice che la sovranità appartiene al popolo. Se i sovrani oggi siamo noi, e quindi è giusto che il diritto di signoria sulla moneta dovrebbe ritornare a noi e non a delle banche private. Perché? Che cosa accade? Noi per finanziarci, sappiate che per recuperare moneta sul mercato dobbiamo emettere altra carta. Quale? Titoli di debito pubblico. Carta con carta. Ma la differenza qual è? Che la carta stampata dai banchieri che fanno solo l'opera tipografica non c'è più nessun controvalore dietro perché non c'è nemmeno l'oro più. I nostri titoli di debito pubblico rappresentano tutto il nostro lavoro, rappresentano tutte le nostre attività, rappresentano tutta la ricchezza del paese, il Colosseo, le strade, tutte le infrastrutture. Allora che cosa accade? Noi stampiamo questi titoli di debito per avere moneta e pretendiamo di voler pagare un debito pubblico con una moneta emessa a debito. È come se si volesse pagare un debito con un altro debito, è impossibile, tant'è vero che il debito pubblico tenderà sempre a salire. Io oggi non posso fare una conferenza, però ci stanno dei grafici molto belli da far vedere, che se poi magari in una trasmissione e farò vedere le tre tappe fondamentali degli ultimi 30 anni, dove sono capitate queste... Dimmi, sì. No. Posso dirti una cosa? Oltre a scrivere libri, che lavoro fai, giusto per? Faccio l'interior designer, il disegnatore di interni. E come mai questa passione? E questa passione è... Un momento di crisi economica? No, quello vabbè, ma non è per me, è per tutti, credo. No, quindi... crisi personale, cioè hai detto, ma fregati i soldi, voglio capire. No, questa è ricerca personale nel sapere, quindi è stata una passione. E poi l'ho trovato come sistema per cercare di essere operativo nella società, per dare energie positive e divulgare certe informazioni che vengono occultate da un po' da tutti i mass media o dall'informazione ufficiale. Grazie. Io vi ringrazio. Fate sedere intanto. Allora, ci vediamo, ci sentiamo ancora con tutti quanti e facciamolo adesso in maniera intelligente perché ripartiamo da Sanzolino, se ha Gianmarco dei messaggi, quindi facciamo interagire anche la gente, cosa sì, ci hanno detto.